c'è una debacle totale. Oggi non abbiamo una certezza di quando possiamo prenotare un esame. In tutta la provincia di Caserta non è possibile fare l'attacco con mezzo di contrasto, almeno è quello che dice Sinfonia. Penso che noi non abbiamo una sanità efficiente. La favoletta del sistema che funziona la devono raccontare a qualcun altro. Qui non funziona. Dopo la pubblicazione della nostra inchiesta sulle liste d'attesa nella sanità campana, abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni ed abbiamo deciso di raccoglierne alcune. Io sono diabetico, ho il diabete di tipo 2, cardiologo mi diagnostica una sospetta cardiopatia che deve essere messa a fuoco tramite un TAC con mezzo di contrasto. Il sistema Sinfonia mi dà tutta una serie di posti. Io vivo nella parte bassa della provincia di Caserta, nel Scelgo Magdaloni. Un'ora prima di andare mi chiamano dicendo: ma noi non facciamo questo tipo di esame. Sulla piattaforma non c'è scritto. Poi se ha urgenza può rivolgersi a un centro privato che è qui. Ora, rivolgersi a un centro privato significa spendere dai 250 ai 300 euro. Il mio stipendio non me lo consente. In tutta la provincia di Caserta non è possibile fare l'attacco con mezzo di contrasto, almeno è quello che dice Sinfonia. Io ho prenotato verso la fine di febbraio scorso una colonoscopia di controllo. L'appuntamento che ho trovato nella struttura pubblica è stato il 14 dicembre 2023. Ovviamente l'ho prenotata perché non avevo alternative. 10 mesi, se non 11 quasi. Mio padre, che ha avuto un problema di tumore alla vescica, e in questi 3 anni, tra interventi, terapie e visite di controllo, abbiamo avuto spesso bisogno di ricorrere al privato perché i tempi di attesa o le chiamate non arrivavano nei tempi previsti dalla cura. Avevo bisogno e ho bisogno di una visita neurologica. Munito di richiesta del medico curante, ho scritto una mail al CUP, mi hanno dato una prenotazione per il 18 gennaio, 4 mesi di tempo di attesa. Quando ho stampato la ricevuta che mi è arrivata in tempo reale, sotto la ricevuta è scritto che io avrei rinunciato ad una visita quella mattina stessa, alle ore 10. Nessuno le ha detto che c'era la disponibilità proprio quel giorno? Assolutamente no, altrimenti non avrei aspettato 4 mesi. Sono stata invitata dal medico curante a fare un'ecografia al seno. Cominciano a scorrere sul computer per la prenotazione e mi dicono che la prima data utile è febbraio 2024, 5 mesi dopo, per cui ho ringraziato, sono andata via e sono andata immediatamente a fare la prenotazione in una struttura privata. La mia consuocera e le viene ordinato tassativamente dal medico curante di recarsi presso una struttura per fare un ecocuore e una visita cardiologica. Sarebbe arrivata a marzo 2024, 6 mesi dopo. Intanto dello scandalo delle liste d'attesa sembra essersi accorto anche Vincenzo De Luca. Vi sono situazioni problematiche oggi che riguardano pronto soccorsi e liste di attesa. Problema dell'Italia intera. Quello che ci riguarda, noi rimaniamo come Regione Campania per le liste di attesa fra le prime 4 regioni d'Italia in termini di efficienza. Penso che noi non abbiamo una sanità efficiente. La favoletta del sistema che funziona la devono raccontare a qualcun altro. Qui non funziona. No, non c'è una sanità efficiente, anche perché con l'invecchiamento della popolazione e con la diffusione di una serie di patologie bisogna agire in tempo. C'è una debacle totale. Oggi non abbiamo una certezza di quando possiamo prenotare un esame.